Benvenuti in onda, mentre il nostro orologio scandisce le 8:37 e 47 secondi, noi in diretta vi presentiamo uno dei duelli più belli che questo programma può ospitare, quello fra i due pesi massimi delle politiche economiche, un duello sulla flat tax che vedrà coinvolto il padre di questa norma, l'economista della Lega Armando Siri, e il volto simbolo dell'economia per il centro-sinistra, Carlo Cottarelli. A fare da madrina d'onore per le sue grandi doti di mediatrice culturale e politica, la nostra Alessandra Sardoni. E qui di fronte a me, dopo ve lo dico, perché abbiamo collegato anche Pietro Senaldi, che come sapete è la punta di diamante, il direttore libro. E qui di fronte a me c'è Marianna Aprile, di cui Edgar Allan Poe ha detto: tutte le mie notturne visioni mi riportano ai tuoi grigi occhi di luce. Chissà perché. Restate inchiodati, fra poco. Eccoci qua, entriamo nel vivo della campagna elettorale in una giornata che ha visto in primo piano il passato, forse, il presente transitorio, il presente per gli affari correnti, cioè il Presidente del Consiglio Mario Draghi, applauditissimo protagonista al meeting di Rimini, dove ieri ci si spellava le mani per Giorgia Meloni, oggi 33 applausi, l'applausometro sembrerebbe, almeno quello, averlo vinto Mario Draghi, molti commenti nostalgici anche da parte di chi insomma non l'ha sostenuto, mettiamola così, fino all'ultimo. Quindi, prima di entrare nel vivo del duello anticipato da Luca Telese in questo studio tra Armando Siri e Carlo Cottarelli, andiamo a vedere cosa è successo a Rimini, così mettiamo un altro po' di carne sul fuoco. Sono convinto che il prossimo governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili. Protezionismo e isolazionismo non coincidono col nostro interesse nazionale. L'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola. Il posto dell'Italia è al centro dell'Unione Europea, è ancorato al Patto Atlantico, ai valori di democrazia, libertà, progresso sociale e civile che sono nella storia della nostra Repubblica. Non c'è alcuna contraddizione tra la ricerca della pace, il sostegno all'Ucraina, l'attuazione di sanzioni efficaci contro la Russia. Non possiamo dirci europei se non siamo pronti a difendere la dignità dell'Ucraina e dell'Europa. Grazie. Allora, Armando Siri, Marianna Aprile parlava di nostalgia, però questo sentimento è un po' più incerto fra coloro che sono stati dentro la maggioranza come la Lega e però hanno anche ritirato la fiducia a Draghi. Allora, ci faccia un po' la diagnosi, come dire, il legometro di qual è il sentimento che alberga sentendo queste parole, questo messaggio, anche questo appello di Draghi a una lealtà repubblicana. Vi sentite ancora vincolati ai vecchi amori oppure no? Ma guardi, la nostalgia è un sentimento legato al passato. Il passato ingombra il presente e ci impedisce di guardare serenamente il futuro, quindi oddio, noi in questo momento siamo impegnati in una campagna elettorale, il Parlamento è stato sciolto e quindi siamo, come dire, impegnati a vedere quello che arriverà domani, su quello che è stato ieri, gli italiani che appunto andranno a votare e potranno esprimere il loro sentire, quindi non mi pare che dobbiamo essere troppo impegnati a vedere quello che è stato, ma impegnarci a quello che sarà. Carlo Cottarelli, nel discorso di Draghi, insomma, che anche ha avuto delle note di emotività a cui non ci aveva abituati, diciamo, in questo, se non nel momento del saluto al Parlamento in questi mesi di governo, però andando, diciamo, sulle cose concrete del discorso, è sembrato quasi chiarire una volta per sempre cosa sia questa agenda Draghi, perché ha elencato una serie di cose che il prossimo governo, qualunque esso sarà, in qualche modo dovrà rispettare: niente protezionismi, la priorità della lotta all'evasione fiscale, il sostegno all'Ucraina attaccata, parlava a qualcuno in particolare, e soprattutto questo elenco rende in qualche modo davvero
meno, diciamo, meno importante, mi viene da dire, di quale colore sarà il prossimo governo, tanto le cose da fare sono in qualche modo segnate. Beh, insomma, Draghi l'ha detto che non importa, comunque ce la caveremo, credo che alla fine sia necessario dire una cosa di questo genere, non poteva, doveva dare una cosa, dire una cosa bilanciata. Io credo che molto sia legato a quello che accade, a che cosa succederà al piano nazionale di ripresa e resilienza, perché noi per una volta avevamo un piano a medio termine, sembrava funzionare, dava risultati. Naturalmente si può dire, ma è impossibile che il rimbalzo che c'è stato sia dovuto al PNRR, che è un piano di riforma a medio termine, ma non bisogna sottovalutare l'effetto di ottimismo che un piano ti dà, un piano valido ti dà. E a un certo punto si è deciso di staccare la spina. Quando io ho sentito il discorso di Draghi oggi e gli applausi che sono stati dati, la mia reazione è stata, beh, ma perché allora abbiamo è stato mandato via sei mesi, con sei mesi di anticipo? Comunque questo è stato fatto e adesso dobbiamo pensare a come portare avanti questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi preoccupa un po' quello che trovo nel programma, adesso faccio subito il politico, cioè mi butto a fare la critica, quello che trovo nel programma di centrodestra, che dice fondamentalmente che quel piano si utilizzeranno tutti i fondi del PNRR, fra l'altro si dice recuperando gli attuali ritardi di attuazione che non ci sono perché abbiamo rispettato tutte le scadenze finora. E però poi si dice che si vuole rinegoziare il piano con la Commissione per aggiornarlo in base a nuove priorità. Ora, l'articolo 21 del regolamento che, della Recovery and Resilience Facility, che è quella che finanzia il piano, dice che una rinegoziazione è possibile soltanto quando un'azione prevista dal piano diventa impossibile e se ci sono motivi oggettivi per rinegoziare. Ora, non si può andare là invece e dire abbiamo cambiato le priorità. E questo mi preoccupa un po' in termini di future negoziazioni con le istituzioni europee. Alessandra Sardoni, parlava qualcuno in particolare? Abbiamo maliziosamente, parlo per me, percepito dei riferimenti a, per esempio alla dichiarazione di Matteo Salvini ieri sulle sanzioni, sull'efficacia, l'effetto boomerang presunto delle sanzioni alla Russia, il calcare molto la mano sull'Ucraina, sul sostegno all'Ucraina, l'europeismo diciamo difeso come elemento di forza del paese e non di debolezza. Era come dire un monito a pioggia? O... Ma è stato intanto molto equilibrato e con assenza direi di livore, mi ha colpito questo e forse è una anche delle ragioni degli applausi, cioè è stato molto prudente, però sono d'accordo, ha sicuramente mandato dei messaggi in tutte le direzioni, anche diciamo rispetto però a un suo disimpegno futuro, quindi vogliamo leggerlo, c'è un messaggio anche a chi continua a usare il suo nome, l'idea di un suo ritorno. E però sì, è stato anche un messaggio forte secondo me a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia proprio nel passaggio su, che citavi prima, su protezionismo, isolazionismo, non fanno l'interesse nazionale. Secondo me argomentato così il tema, il no al protezionismo, no all'isolazionismo, è decisamente un messaggio in quella direzione, ma ha definito un metodo. Questo è il metodo che vi lascio e vorrei aggiungere, poi magari se lo posso girare anche come domanda a Siri, mi ha colpito anche che dicesse sul PNRR che sono stati portati a termine diciamo, tutti i punti che si potevano fare fino adesso, ma anche che si sarebbe come dire, sbrigato ad aggiungere, c'è stato questo passaggio, forse merita una sottolineatura, no? Che si impegnava questo governo intanto a portare a termine anche qualcosa in più. Però c'è una questione, questa volevo girare a Siri, se ritiene che la prossima manovra debba essere appannaggio assoluto del nuovo governo e se anche tutto quello che si deve fare, accelerare sulle bollette, debba essere lasciato al governo in carica per gli affari correnti o anche questo debba essere in qualche modo rinviato, perché questo fa una differenza anche sull'atteggiamento oggi nei confronti di Draghi. Siri. Allora, Siri, risponda. Ma guardi, allora intanto voglio rispondere a quello che diceva prima Cottarelli, perché io sono stato abituato in tutto il periodo pre-pandemia, pre-Covid,
che si parlava di patti politici, che sono quelli che riguardano il PNRR, così come riguardavano ad esempio il patto di stabilità e crescita, il famoso 3%, non sforiamo, non andiamo, non facciamo. E alla fine poi abbiamo visto che queste non sono le tavole della legge di Mosè che ci sono state consegnate da Dio, sono accordi politici e protocolli politici che in casi di contingenza, in casi particolari, possono essere rinegoziati. Quindi così come abbiamo rinegoziato e abbiamo, diciamo, sospeso il patto di stabilità e crescita in un contesto particolare come quello del Covid, è necessario anche pensare che il PNRR, in un contesto nuovo come quello appunto del conflitto che vede Ucraina, scusi, Siri, Europa da una parte e Russia dall'altra, ha delle implicazioni, e quindi è evidente che in questo contesto c'è nuovo, Cottarelli che borbotta, in questo però contesto chiedo, nuovo naturalmente non c'è nulla di male se diciamo che il PNRR può essere attualizzato. Ma le volevo chiedere, siccome è come invece, se ci fossimo il tema delle bollette, il tema delle bollette naturalmente aspetti, se sulle il bollette. Presidente del Consiglio e se questo governo hanno... Presidente? No, dico, aspetti sulle bollette, prego. Perché il tema del PNRR, sì, prego. Cottarelli vuole rispondere, è come se ci fossimo persi una puntata. Qual è questa parte che per voi è così indigesta del PNRR, che è un inventario dei progetti più importanti, alcuni vecchi anche di 5 o 10 anni? Ma non è questione di essere indigesta, ma non è questione di essere indigesta, noi diciamo semplicemente che, essendo in un contesto nuovo, che è quello, diciamo, del conflitto, ci sono delle priorità, ci sono delle vicende. Ad esempio penso a tutta la questione energetica, penso a tutto quello che è la famosa transizione energetica, e quindi ci sono una serie di capitoli che sicuramente dovranno essere attualizzati, ma non c'è niente di male a dirlo, non significa mica sconquassare nulla, significa semplicemente dire siamo in un contesto nuovo e se ci sarà necessità di migliorare e ripensare alcune parti del PNRR, non ci sarà nulla di nuovo, non ci sarà nulla di scandaloso, così come non c'è stato nulla di scandaloso, come le ho detto, abbiamo ripensato, riaggiornato e sospeso il famoso patto di stabilità che sembrava intoccabile. Quindi molto semplice. Allora, ripeto e chiudo, per quanto riguarda il tema bollette, siccome è un tema molto urgente che riguarda i cittadini, che sono molto preoccupati di questo, se il governo attuale farà delle cose, benissimo, tutto ciò che è utile va benissimo, non è che dobbiamo per forza aspettare ad essere noi gli eroi che risolvono i problemi. La manovra. Okay. No, posso chiarire una cosa? Veloce, perché vorremmo anche interpellare Senaldi. No, perché questo è importante che il pubblico capisca. Il confronto con le regole del patto di stabilità è completamente inappropriato, perché le regole stesse del piano di stabilità prevedono che in caso di una forte recessione quelle regole si sospendono, quindi non è stato nel un PNRR accordo. Nel PNRR non è previsto che questo possa essere... Bisognerebbe trovare una unanimità per cambiare il regolamento, quindi non è certo il caso delle regole del patto di stabilità, che già prevedevano una possibilità, non per motivi politici, per discussioni politiche, ma perché c'era scritto in caso di una forte recessione. Senaldi, un titolo di Libero oggi ci ha molto incuriosito, anche perché lei in qualche modo parla al centrodestra, e lei dice... c'è già chi è euforico nel centro-est, pensa a fare il ministro, ma il Quirinale è l'ostacolo più alto del PD e delle urne. Che significa? Cos'è questo allarme Mattarella? Cioè anche qui non riusciamo a capire che è successo. No, attenzione a Mattarella più che allarme Mattarella, nel senso che il centrodestra dà i giochi per come già fatti e già si parla. Siamo Tremonti da una parte, Nordio dall'altra e via discorrendo. Noi sappiamo che per esperienza su alcuni ministeri il Presidente della Repubblica è decisivo. Cioè io voglio dire, Mattarella sbarrò la strada a Savona, no? Che era il Ministro dell'Economia che la Lega voleva fortissimamente, eppure si fece il governo, impose... diciamo così, Tria, no? Che non era né dei 5 Stelle né della Lega. Quindi ci sono delle scelte che spesso vengono fatte. Cioè, è una partita che deve ancora giocare Mattarella, che non è stato eletto dalla Meloni, peraltro, io vorrei ricordare. E qui, se mi permetti di collegare le cose, no? Secondo me Draghi, tra le mille cose che ha detto innanzitutto lui ha detto che se per caso vince il centrodestra e dovesse governare il centrodestra, non è la fine del mondo e l'Italia ce la può fare.
e questo, diciamo così, è un messaggio a Calenda, a Renzi, a Letta. Poi però ha detto un'altra cosa riguardo alla Meloni, che è, e a Salvini, l'Italia non deve essere isolata, pronti via, c'è lì il buono pronto a essere, diciamo così, a servire nuovamente l'Italia e a garantire che l'Italia non venga isolata. Cottarelli e anche Sardoni, in quanto diciamo anche esegeta spesso nelle Quirinarie infinite delle Maratone Mentana degli umori del Quirinale. Però partiamo da Cottarelli. Tremonti, ministro dell'economia. Con quello che c'è da fare, la manovra appunto che dovrà affrontare il nuovo governo, è una garanzia o i rapporti con l'Europa sono compromessi? Ho già avuto 3 giorni di polemiche con Tremonti, volete che ci potete... vogliamo, dica quello che pensa. Se non dice una cosa del genere a Luca, lo invita a nozze. Io faccio un discorso non di Tremonti o altro, faccio un discorso di quello che è successo nel corso degli anni 2000 e che cosa ha causato la crisi del 2011. Che poi ci fosse Tremonti, che responsabilità fosse del ministro Tremonti rispetto al resto di quel governo, io non lo so dire. Fatto sta che all'inizio degli anni 2000, quando si trattava di mettere a posto i conti pubblici, in un periodo di crescita, perché nel periodo di crescita che si mettono a posto i conti pubblici, invece abbiamo indebolito i conti pubblici, portando l'avanzo primario dal 3% del PIL a quasi zero entro il 2005, Dopodiché, quando è arrivato lo shock globale, eravamo quelli col secondo debito pubblico più alto in Europa, avevamo alimentato un'inflazione che ci aveva fatto perdere competitività e il risultato di questo è che siamo diventati l'obiettivo principale per l'attacco speculativo che poi c'è stato nel 2011, che è stato dovuto, secondo me, a errori che sono stati fatti nel decennio precedente, soprattutto nella prima metà degli anni 2000. Alessandra, quanto può influire Mattarella nella formazione, al di là del caso Tremonti, dei progressi, eccetera? Però il discorso che faceva Senaldi anche oggi sul Libro è un discorso che può... Ma il discorso che faceva Senaldi, però poi mi piacerebbe dire una cosa sul caso Tremonti, anche appunto sentire cosa pensano Siri e Senaldi. Poi gli facciamo risentire tutto a Tremonti, quindi state in campagna. Certo, no, ma è... Ma certo, secondo me ci sta guardando. Non è le così. Passa liscio. Penso allora, naturalmente che Mattarella avrà voce in capitolo nella definizione di un governo, in ogni caso è stato sempre così, soprattutto sui ministeri che Senaldi indica nel suo articolo, economia, giustizia, insomma ministeri pesanti, ma in particolare penso proprio all'economia che sia un elemento decisivo. Quindi certamente tenere presente che c'è anche un altro interlocutore, come del resto prevede la Costituzione, e direi c'è un altro interlocutore anche per scegliere a chi dare l'incarico, perché anche questo non è chiaro per la legge elettorale, no? Chi è poi il Presidente del Consiglio? Di Maio prese più voti di tutti, ma poi ci andò Conte a Palazzo Chigi, quindi mettiamo lì anche questo argomento. Il tema di Tremonti lo trovo molto interessante, perché in effetti, sì, naturalmente è una figura molto autorevole, però è anche la figura che era nel posto della massima responsabilità nel momento della crisi del 2011. Ed è una figura naturalmente che poi negli anni, come anche Brunetta, ha tentato di accreditare per quella fase la tesi del complotto, dell'intrigo internazionale, e in questo modo, si capiva già da allora, ha messo, come dire, in atto una specie di autodifesa e la possibilità di un ritorno. Però è abbastanza incredibile. Ed è una lettura che ha conservato anche qui da noi, sì, insomma, lo ha ripetuto, è la sua tesi, la falsificazione contro Draghi per questa ragione. Però naturalmente le pressioni internazionali in quella fase sono innegabili, sono state fortissime, ma sono anche innegabili le responsabilità di chi ricopriva quei posti così importanti. E quindi mi sembra anche strano, tra l'altro, il fatto che lo candidi Giorgia Meloni, non lo candida la Lega, che semmai era il suo approdo naturale, perché ha sempre avuto dei rapporti ottimi anche quando era in Forza Italia. Insomma, mi sembra abbastanza pasticciato, ma soprattutto la domanda di com'è possibile dimenticare il 2011 al netto di tutto quello che sappiamo, naturalmente. Beh, però comunque sì, lo candida, io non lo candida Fratelli d'Italia, che certo, è imputato di essere il primo partito italiano, questo non è un aggravante. No, però, no, è il passaggio, non la... È, diciamo, il padre, abbiamo detto prima, della flat tax. Non si sono confrontati su questo tema almeno negli ultimi 5 anni, abbiamo fatto queste ricerche, e allora cominciamo, per mettere un po' di sale, da un frammento di Calenda contro la tax, ma anche contro il PD come sempre, e poi sentiamo l'opinione di Siri su questo progetto che è ritornato centrale
anche in questa campagna elettorale. Flat tax, presidenzialismo, 10.000 euro ai diciottenni, case, dentiere, pensioni anticipate, la proposta della Lega di quota 41 costa 65 miliardi di euro, 65. Gli italiani sanno perfettamente che sono tutte balle. Come disse quello, leggete le mie labbra, sono tutte balle. Basta con i no a tutto, ai rigassificatori, alle infrastrutture, ai termovalorizzatori, ma anche ai campi eolici offshore. Basta con un ambientalismo ideologico che spinge le aziende a trasferirsi nei paesi dove possono inquinare. Allora Siri, lanci il suo guanto di sfida a Cottarelli. Se vincete, questa volta è la volta buona per la flat tax? Ma quello è assolutamente certo. La flat tax, tra l'altro, è già una cosa attuale perché riguarda 2 milioni di partite IVA che fortunatamente, grazie a quello che abbiamo potuto fare nel 2018, hanno un'aliquota unica al 15%. Adesso vogliamo estendere questo modello anche alle famiglie, ai dipendenti e ai pensionati, naturalmente con una fase 2 che riguarda i single fino a 30.000 euro, le famiglie monoreddito fino a 55.000 euro, le famiglie bireddito fino a 70.000 euro. Io ho passato gli ultimi 2 anni a confrontarmi con persone che si ostinavano a dire che il disegno di legge, la nostra proposta, era anticostituzionale perché non rispettava la progressività dell'imposta. Era come sostanzialmente rispondere a persone che sostenessero continuamente che Cottarelli ha i capelli lunghi, ricci e biondi. E quindi non potevo fare altro che dire: guardate che non è così. Poi è arrivato Boeri finalmente sulle pagine di Repubblica, che ha detto no, effettivamente la proposta della Lega è perfettamente costituzionale rispetto alla progressività dell'imposta. Allora c'è stata la benedizione e non ne parla più nessuno. E quindi siamo passati ad altri argomenti che possono essere quello di cui magari discuteremo, le coperture, d'altro ancora, scemenze varie su miliardi, ho sentito 80 miliardi, 50 miliardi, 60 Quanti miliardi, sono, 70 però? Miliardi. Avete fatto una stima perché Sono 13 miliardi di euro. Però un suo collega sottosegretario l'altro giorno ha detto che sono 25. Richiesta per la fase 2 della flat tax. La fase 2, ma a regime. Non ho capito, come, scusi? Il suo collega di... No, però, scusate, Siri ha detto ora non tutta la flat tax completa. Ecco. Okay. Quindi saranno 25 a sulle partite IVA, ho capito bene, Siri, perché sennò 13... Questo secondo scaglione allora, di noi cui parliamo. No, non confondiamo. Allora, prima c'è il passaggio fino a 100.000 euro che vogliamo fare immediatamente nella prossima legge di bilancio, che è quello che riguarda le partite IVA. Poi c'è una fase 2 della flat tax che riguarda le famiglie, che vale 13 miliardi di euro. Ecco. 13 miliardi di euro. E poi ci sarà una fase 3 che nel momento in cui ci saranno le risorse scatterà anche quella. E quanto varrà quella? E quella dipende, perché dipende da come andrà la fase 2, perché naturalmente non abbiamo i dati attualmente disponibili. Cottarelli, allora intanto una replica a Siri e poi al di là... I miei capelli? Cioè. Anche, sì. Se ha una foto, no, anche io mi permetto di... Io ce l'avevo lunghi, ricci, non erano biondi, ecco, l'unica quindi cosa che ha sbagliato... Si può fare. Allora, se può fare... Allora, io ho sempre sostenuto che l'obiezione alla flat tax non era l'incostituzionalità, perché se c'è un pezzo iniziale che è la no flat tax, la no tax area, l'aliquota media aumenta. Il punto è che aumenta molto lentamente e il sistema è progressivo, ma molto meno progressivo di quello che è attualmente. Se guardiamo non alla fase intermedia, ma guardiamo più in là, allora vediamo che il grosso dei vantaggi arrivano a chi ha un reddito alto. È stato calcolato che l'85% del vantaggio della flat tax va al 30% più ricco dei contribuenti e che il 10% più ricco dei contribuenti riceve più della metà. Ma è stato calcolato da chi? Scusa Cottarelli, da chi? Chi è che l'ha calcolato questo? È stato calcolato da Baldini e Rizzo in un articolo ancora di recente pubblicato su Vox. Vorrei sapere la vostra stima, casomai, di quant'è, qual è la distribuzione, perché non l'avete mai chiarito.
quanto del risparmio va al 10%. È molto semplice, guarda, la stima è molto semplice ed è a disposizione, di tutti gli italiani che hanno uno smartphone e avranno a disposizione, un'app gratuita che si chiama FlatTax. Possono andare con il loro reddito, i loro carichi familiari digitare quanto risparmiano col nostro sistema. È semplicissimo, è facilissimo, non c'è bisogno di fare tanti studi. Lei lavora. Questo che vogliamo fare, semplificare. Però bisogno di una cifra. Lei l'avrà calcolato il 10% al 10% dei contribuenti più ricco quanto va del risparmio di tasse. L'avrà calcolato questo presumibilmente. Ma più ricco, chi sarebbe più ricco? Quelli che guadagnano di più. Chi ha reddito più alto? Una famiglia dove ci sono due persone che guadagnano 27.000 euro lordi ciascuno e hanno tre figli, sono ricchi? No, ma io le chiedo, chi ha un reddito superiore, per esempio, prendiamo il caso dei parlamentari, io le auguro che lei sia eletto. Io ho calcolato che un parlamentare medio adesso. Ma cosa c'entrano i parlamentari? No, ma prendo un esempio, sto prendendo qualcuno che ha un reddito alto, ci guadagna circa 20-25.000 euro. Ora, io faccio la domanda, quelli ma che non hanno... c'è nella fase 2 della flat tax i parlamentari, non ci sono. Scusi. Non ci sono. Scusi, io sto parlando a regime, volete introdurre? A regime, sicuramente. Speriamo di poter arrivare a regime. Io le sto chiedendo, lei ha calcolato il 10% di contribuenti che ha un reddito più alto. Che fetta si prende dei risparmi della flat tax? Io glielo ho dato un numero. Ma non è una questione di risparmi della flat tax che si prendono i redditi più alti. Noi abbiamo bisogno di un paese che abbia redditi più alti. Perché sennò come lo paghiamo il welfare? Il welfare che voi sbandierate, visto che volete fare 500.000 nuovi alloggi per tutti, e visto che volete dare i trasporti gratuiti a tutti, anziani e studenti, come lo pagate? Avete fatto una proposta, avete fatto del PD una proposta dove date uno stipendio a tutti, aumentate lo stipendio agli insegnanti, dove date i trasporti gratuiti, dove fate 500.000 nuovi alloggi vale 70 miliardi di euro. Dove li prendete questi soldi? Dunque, se noi non abbiamo un paese di persone più ricche, sempre più ricche, che hanno voglia di investire e lavorare, e invece di rimanere qui scappano all'estero, come facciamo a pensare di trattenerli e di avere un paese che può sostenere chi ha bisogno? Ascolti la risposta, sì, così poi coinvolgiamo anche Sardoni e Senaldi che hanno delle domande. Prima di tutto ripeto che lei non ha dato la risposta alla domanda che l'ho fatto, vuol dire che non la vuole dire quanto guadagna i 10%. Quanto risparmiano il 10% più ricco dei contribuenti. Adesso mi lasci venire a me. Allora, detto questo, sulle coperture, prendiamo il caso più grosso che lei ha fatto, quello della mensilità in più, ma è scritto molto chiaramente come sarà finanziata quell'operazione. Con i risparmi ricavato dalla lotta all'evasione fiscale. Lo sottolineo questo perché la parola evasione fiscale non compare neanche una volta in tutto il programma del centrodestra, e questo è molto significativo, mi sembra. È comparso però nelle parole di Draghi oggi. È comparso nelle parole al meeting di Rimini, dovremmo avere anche una sua frase. Non deve essere né tollerata né incoraggiata. Però Alessandro Sardoni, se c'è una cosa in un telegramma forse. No, vai. Volevo coinvolgere. Siri ha fatto un'obiezione e ha detto: io lo dico fuori dai denti, è bene che le persone più ricche guadagnano di più perché è il meccanismo leva della flat tax, spendono di più, aumentano i consumi, giusto? Questa è la filosofia. Se nega questo meccanismo di cui si riparla o no? Non nego questo meccanismo. Questo è il meccanismo, in America si chiamava la trickle down economics. Tu tagli le tasse ai ricchi, questi fanno ripartire l'economia e ci guadagnano tutti, e i poveri diventano più ricchi anche loro. Ora si è visto che a partire dalla metà degli anni Ottanta, quando Reagan ha provato a fare questa cosa, si è aumentata la disparità di reddito enormemente dagli Stati Uniti, tant'è vero che all'inizio degli anni Ottanta l'1% dei più ricchi americani aveva il 9% del reddito, adesso siamo intorno al 21%, è aumentata moltissimo la disparità, e a questo ha contribuito anche il cambiamento nella tassazione. Che poi le tasse, tagli le tasse e questo si autofinanzia da solo, questa è la storia della curva di Laffer, non ho evidenze empiriche che questo sia vero.
Alessandra Sardoni, se c'è una cosa, mentre sulle le singole misure di bandiera vi viene da dire delle varie proposte politiche per le elezioni, il gioco ovvio è chiedere all'altro dove si troveranno le coperture, su una cosa quasi tutti sono d'accordo, il taglio del cuneo fiscale, su questo sarà quella la strada unica che il governo che si insedierà potrà... Beh, intanto se è una cosa su cui c'è un accordo, e tra l'altro ha cominciato anche il governo Draghi a fare un primo taglio del cuneo, quindi vediamo, ben venga naturalmente un taglio del cuneo quindi fiscale, intervento però... Nelle, spieghiamo anche cos'è, insomma, un intervento nelle buste paga... Sul costo del lavoro, naturalmente, il buste paga che riguarda, cioè il lato dell'impresa e il lato dei lavoratori. Però sulla flat tax vorrei fare due domande, una a Cottarelli sul lato delle tasse, del politico fiscale, e una a Siri. A Siri cominciamo da quella di Siri che è in debito di una risposta. Allora, da Siri semplicemente perché non l'avete già fatta la flat tax? Perché dobbiamo complimentarci con la Lega perché riesce, come dire, a imporre un'agenda di argomenti. No, avete fatta sulle partite IVA un pezzettino, però la state riproponendo di campagna elettorale in campagna elettorale. Quindi le chiedo se è una cosa così facile da realizzare senza effetti collaterali, perché non è stata fatta? Siamo ancora a parlare, ancora a fare stime, eccetera. Allora, Cottarelli, no, facciamo una risposta che fai Cottarelli, vai. No, ma è molto semplice, noi siamo andati al governo nel 2018, la prima cosa che abbiamo fatto è proprio la flat tax che abbiamo promesso. Abbiamo fatto la flat tax al 15% per le partite IVA, fino a 65.000 euro. Il nostro disegno di legge prevedeva già lo scatto a 100.000 euro. Il governo è caduto, c'è stato il governo PD 5 Stelle e hanno cancellato lo scatto da 65 a 100.000. Quindi non è che noi l'abbiamo fatta di campagna elettorale in campagna elettorale. È chiaro che non essendo più al governo la stiamo riproponendo oggi. La riproponete anche in questo contesto, mi scusi iniziato. Siri. Così come con le la pace il fiscale contesto, abbiamo fatto la stessa cosa, esattamente il contesto, uguale. Il contesto che si prepara con il grande allarme per l'autunno, eccetera, le sembra il contesto per la flat tax? Ma certo che mi sembra il contesto. La cosa migliore che può accadere a un paese che vuol far ripartire il PIL è diminuire le imposte, far partire i consumi, la produzione e il lavoro. Perché noi, a differenza della sinistra che ha il vizietto delle tasse, delle patrimoniali e dell'assistenza, noi vogliamo puntare sul lavoro, premiare chi lavora. Noi qui siamo in un contesto in cui lo Stato dice più guadagni, più ti impegni, più cerchi di fare partire con la tua famiglia, più ti punisco. Non può funzionare così. Non abbiamo futuro in questo modo. Chiarissimo. Però quella della patrimoniale è una bufala, eh? Perché non c'è. Va bene, non entriamo nella patrimoniale, se no possiamo dare tutti. Senaldi, una domanda a Siri o a Cottarelli, fai tu. La faccio a Cottarelli. Dicendo questo, benissimo perché tre mesi sei candidato in Fratelli d'Italia e non nella Lega, perché i programmi economici... Non si è sentita la prima parte della domanda. Sì, lui sa benissimo perché Tremonti è candidato in Fratelli d'Italia. In Fratelli d'Italia e non nella Lega. Perché... Fratelli d'Italia e la Lega hanno programmi diversi. La Lega è liberista, Tremonti è colbertista. La sinistra, di Cottarelli, diciamo così, è globalista. Questa è la verità. Però bisogna ricordare che nella forbice fra ricchi e poveri, senz'altro avrà contribuito la flat tax di Reagan. E questo io non sono in grado di combattere a Cottarelli. Ma sicuramente, e vieppiù, ha contribuito il globalismo che la sinistra ha propagandato per anni come la panacea di tutti i mali economici e si è rivelato un boomerang tremendo, soprattutto per le classi sociali più deboli. La risposta di Cottarelli dopo il Superspot, state con noi, se no, dopo il Superspot, Cottarelli, siete indisciplinati oggi, globalista. Arriviamo. Che si sono detti Sardoni e Cottarelli sulla lotta all'evasione, non posso, ma Cottarelli deve rispondere alla domanda di Senaldi prima. Ma di io non capisco perché Senaldi ha detto che la sinistra voleva la globalizzazione, casomai hanno tante forze del capitalismo. Posso finire? Se Senaldi chiede a me, io l'ho scritto più volte che la globalizzazione, come è stata fatta, è stato un problema perché ha influito sulla distribuzione del reddito.
se va a leggere i miei libri, e questo è un punto su cui io sono d'accordo con Tremonti, anche questo l'ho già sottolineato in passato. Ed è un assist perfetto per lanciare la corsa al voto Dopo di noi, dove proprio Giulio Tremonti sarà ospite di Paolo Celata, Alessandro De Angelis, Silvia Scioli Borrelli, assieme a Stefano Bonaccini, Marco Bentivogli. Quindi rimanete lì. Però noi andare. Vi vogliamo di nuovo, noi ringraziamo, siete stati no, dobbiamo fare tutto un seguito perché dicevano cose, dietro le quinte. Alessandro Sardoni, Pietro Senaldi, Armando Siri e Carlo Siri, Cottarelli, grazie. È pronto a sfidare il nuovo Cottarelli? Domanda per lui. Questo è per lui. A posto così, tanto li convinciamo noi se non sono d'accordo. Grazie, buona serata.